Nell'ambito dell'ottava giornata nazionale del Braille a Caltanissetta, vivere contatto, musica, prosa e danza al Margherita. Vivere contatto, noi abbiamo voluto dare questo titolo alla nostra manifestazione, quindi all'ottava giornata nazionale del Braille, non solo per parlare di tatto nel senso di toccare, ma di tatto, di continuare a vivere contatto, il contatto umano, il contatto che va al di là del semplice vedere, del semplice sguardo. Parliamo dello spettacolo. Benissimo, lo spettacolo. Allora, lo spettacolo ci sarà, c'è di tutto e di più. Abbiamo fatto, diciamo, un bel pentolone. Cosa faremo? Io per esempio abbiamo ricostruito la storia di Louise Braille, perché è giusto, perché è la giornata. Io per esempio farò la mamma di Braille. È bellissimo perché io sono ipovedente, come reciteranno i bambini delle scuole, ipovedenti, non vedenti, ciechi, e viva l'integrazione, viva l'inclusione. Abbiamo coinvolto l'Accademia, il violinista Fabio Nicolosi, che si esibirà con una nostra ragazzina ipovedente. Insomma, abbiamo cercato di coinvolgere un po' tutte le realtà culturali che ci sono nel territorio nisseno per mettere su questa grande giornata veramente di festa. E speriamo, insomma, di fare bene. Il messaggio della danza in questi casi è veramente universale. Beh sì, di sicuro la danza ha la meraviglia di essere un'arte che permette a tutti di esprimere le proprie emozioni indipendentemente dalle condizioni, ma con il cuore fondamentalmente si trasmette un messaggio appunto universale. La serata oggi è importante perché festeggiamo la giornata del Braille e di solito l'abbiamo fatto normalmente di mattina facendo leggere delle poesie in Braille, invitando qualche preside della scuola. Invece quest'anno abbiamo voluto esagerare, abbiamo voluto creare uno spettacolo proprio per coinvolgere tutta la cittadinanza e far conoscere ciò che i non vedenti possono fare. Questa sera i non vedenti si esibiranno facendo delle poesie, chi canterà delle canzoni proprie, chi reciterà degli sketch, beh, anche per un po' per far ridere. Quindi questo è tutto ciò che noi abbiamo preparato, speriamo di lasciare il messaggio. Infatti l'abbiamo chiamato Vivere Contatto, perché secondo noi per vivere bisogna averci molto molto tatto, a parte il tatto quello che noi usiamo per leggere il Braille, ma soprattutto ci vuole il tatto per avere a che fare con le persone, con le istituzioni, con tutti. Quindi basta avere tatto e penso che questa sia la dose giusta per andare avanti e potercela fare. Cosa avete preparato? Due assoli di canto, un coro e una coreografia. In quanti partecipate? Una dozzina circa di ragazzi, tra ragazzi e ragazze. Il messaggio che lanciate? È un messaggio positivo, quindi di solidarietà, perché è un'iniziativa sociale. Si vuole evidenziare, soprattutto nella coreografia, un momento di tristezza e angoscia perché si è avuta la notizia appunto dell'incidente del ragazzo, del bambino Braille. Prendete i figli di rame e continuate da soli il lavoro che avevamo iniziato ieri. E basta! Con queste strozzate. Che cosa hai detto? Guarda che ti finisce male se continui a fare ancora il ribelle. Sarò stufo di ritagliare figli di rame per scrivere parole. I bambini alla nostra età sono capaci di leggere un libro intero durante la giornata di scuola. Noi possiamo scrivere soltanto un paio di parole, non è giusto. Luis, lo sai bene che non sei un bambino normale. Beh, allora non sarà normale neppure lei. Ma come ti permetti? Sono stanco con questi fili di rame. Noi che possiamo scrivere o leggere i numeri o le note musicali, ci fanno solo perdere tempo.